perché Mario Draghi è stato un ottimo politico prestato alla presidenza della Banca Centrale, ma non è stato, tecnicamente parlando, un bravo banchiere centrale, perché ha creato quello che stiamo vivendo oggi, cioè questa inflazione che continua a salire, che non la riesce a frenare e che la Lagarde si trova probabilmente senza i mezzi adeguati e senza la preparazione adeguata a dover affrontare, e non ce la fa. E non ce la fa. Salutiamo anche telefonicamente attivo, spero, credo, il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo. C'è, presidente? Ci sono, grazie per l'invito. Oh bene, ora andiamo sui pronti consumi. Janina, ti vedevo discordante con Babbi, molto bella. Beh, insomma, dove la discordia c'è il dibattito. No, vai. Per carità, nel senso, cioè, volevo dire che, insomma, definire Draghi un politico, ecco, forse no. Draghi è sempre stato un tecnico, come è stato anche un tecnico a Palazzo Chigi, e chi l'ha seguito ha capito che molto era di questo, forse fin troppo tecnico rispetto a quello che era un ruolo che forse qualcosa di più politico aveva, doveva avere. E secondo me la Lagarde non è solo il frutto di Draghi, è stato anche una serie di cause sia interne che esterne. C'è stata una situazione sicuramente imprevedibile, abbiamo avuto una pandemia, poi subito dopo abbiamo avuto la guerra in Ucraina, ci sono una serie di rincari, abbiamo pagato delle scelte come Europa, delle scelte industriali e soprattutto energetiche poco lungimiranti, quindi non è solo della Lagarde. Quello che può essere imputata alla Lagarde sono due cose principalmente. La prima è che siamo passati, allora, quello che noi definiamo i tassi alti 15 anni fa erano molto bassi, quindi bisogna anche riportare alla percezione, questo l'ha detto anche il nostro presidente dell'Unione Bancaria Italiana, Patuelli, noi negli anni 90 avevamo altro che per comprare un mutuo, c'era un mutuo a 14%, i tassi stavano veramente altissimi. Noi siamo stati abituati per tanto tempo a tassi a zero, ma è innaturale avere i tassi a zero, chi fa economia lo sa. Il problema grosso sono stati due, tornando alla domanda. Il primo è sicuramente il fatto che c'è stato un repentino innalzamento dei tassi, sono stati tassi troppo, una crescita troppo sistematica e troppo forte da poter essere assorbita poi dal mercato. E la seconda, che secondo me è anche un elemento molto grave, è una mancanza di comunicazione. La Lagarde non ha saputo comunicare e tutte le volte che lo comunicava in maniera sbagliata, perché si arrivava, cadeva sempre lo stesso trabocchetto di noi giornalisti durante le conferenze della BCE. I giornalisti non si fermano mai all'oggi, guardano subito il domani, quindi dopo aver parlato due secondi dell'attualità del taglio dei tassi o non taglio dei tassi già guardano la carta buona, e lei tutte le volte si risbilanciava, e questo è stato uno degli attacchi maggiori che sono stati fatti anche all'interno della stessa BCE, tra Falchi e Colombe, e una delle cose è stata imputata il fatto che lei non doveva assolutamente, anticipare o dare il sentiment di qualcosa più avanti. Questi sono. Poi sfido chiunque a dover affrontare una situazione di questo tipo. Poi, posso che ognuno è migliorabile e ognuno ha il giudizio che ha sulla Christine Lagarde, però, ecco, insomma, dire che che non abbia fatto un buon operato Mario Draghi in quel momento e Tegoria Critics, più che altro è tutto quello che è possibile fare, lo faremo, questa è l'incestanza. Sentiamo la replica di Babbi, allora, hai sentito cosa ha detto la nostra amica Janina? Certo. E poi sulla Lagarde una mancanza, un deficit di comunicazione. Babbi? Allora, la filosofia della mia rubrica e della mia pagina è l'importante è capire, e probabilmente mi sono spiegato male. Quello che volevo dire io era, prima di tutto... Vedi, mancanza di comunicazione come ma la... Ma no, Lagarde. Ma che oggi proprio la linea che non va, allora probabilmente anche no. Questo. No. Andiamo, allora, Babbi, forza. Testimone voi, che io dall'anno scorso che dico che per me i tassi non scenderanno, quindi per prima cosa questa. La seconda cosa, sono contrario alla comunicazione dei banchieri centrali, perché Alan Greenspan negli anni 80 e 90 diceva, se mi avete capito vuol dire che mi sono spiegato male, che è il contrario di quello che dico io, proprio perché il banchiere centrale non deve far capire, il banchiere centrale deve fare il suo movimento. La seconda cosa, su Mario Draghi, whatever it takes è uno slogan super politico, perché bisogna fidarsi sulla sua parola, e l'errore che dal mio punto di vista ha fatto Draghi
è stato quello di tenere i tassi bassi quando non era necessario tenerli bassi. Quindi abbiamo usato, non è bella la metafora bellica del per difenderci dall'attacco della speculazione, diamo le armi agli investitori per difenderci, quindi distribuire denaro. L'errore che ha fatto Draghi è stato quello di non ritirare queste armi, ma di lasciarle in mano alla speculazione, che poi, guerra o non guerra, ma queste cose sono opinabili, hanno la massa monetaria che si espande, hanno creato l'inflazione che prima o poi doveva esplodere. Quindi io ho buttato una provocazione, ma l'errore di Mario Draghi è stato tenere i tassi a zero quando non serviva, proprio quello perché è innaturale. Certo. Il periodo che tu dici, Baddi, è un politico, no? In questo senso la tua critica su Mario Draghi, non è così? Hotel California, che ho chiamato Hotel California proprio per richiamare la... Sì, l'abbiamo detto tante volte qui, l'Hotel California è una teoria molto affascinante, rispiegala velocemente. Quindi, cioè, che è quella che richiama la canzone, il capolavoro degli Eagles degli anni 70, cioè stiamo dentro questo hotel dove facciamo sesso, droga, rock and roll... Quindi stiamo con i tassi a zero dove si divertono tutti, poi però quando esci dall'Hotel California, se mai ci uscirai, sei uno zombie. E sono gli investitori, i risparmiatori, chi ha chiesto prestiti quando era abituato ai tassi zero e adesso considera i 3%, il 4% delle montagne, stile Himalaya, quando negli anni 80 eravamo al 13% di tassi. Forse adesso mi sono spiegato meglio. Sì, è chiarissimo, penso che sia chiarissimo. E allora, Janina, tu devi salutarci perché sono oltre e 20. Mi dispiace per questi difetti di collegamento. Generalmente andiamo liscissimi, ma insomma, tanto ci risentiremo. Certo, grazie tante, grazie al collega, grazie a tutti gli ascoltatori. A presto. Arrivederci. Ciao. E allora, sesso, droga e rock and roll, Calo Baddi. Ma noi però facciamo delle cose molto più semplici, molto più elementari ed alimentari, cioè andiamo a fare la spesa tutti i giorni e dobbiamo avere sempre su di noi una bella mazzata. Presidente di Ascenso, allora, come va questo carrello della spesa? E leggevo un report dell'Istat, i figli assorbono il 34% della spesa familiare. Sono i figli il problema o l'inflazione il problema? Ma secondo alcuni analisti, diciamo che... Un pochino di voce più alta, Presidente. Sì, secondo alcuni analisti il problema è l'inflazione, non sono i figli. Insomma, se vediamo alcuni dati che ci dicono che metà degli italiani non riescono a risparmiare nulla e che 4 famiglie su 10 hanno una situazione drammatica, ecco lì che nonostante le intenzioni al consumo insomma, stiano crescendo nell'ultimo periodo, però sicuramente... È chiaro che chi ha una famiglia si trova a dover gestire più spese e inevitabilmente insomma, vive questo momento di difficoltà, insomma, però lo vediamo tutti quanti. Certo, non è una congiuntura positiva, perché oltre alle guerre, me l'avevamo già detto anche in precedenza, avevamo previsto la siccità avrebbe creato dei problemi, adesso stiamo vedendo anche l'agricoltura, ai tuoi microfoni l'avevamo detto, insomma, e quindi purtroppo... Sì. Non siamo sono un menagramo, ma le conseguenze erano prevedibili. Conseguenze prevedibili sull'economia reale, quali consigli può darci per affrontare il mese di agosto, il più critico dell'estate e anche il più caro, come noi sappiamo? Sì, perché purtroppo gli aumenti lo stiamo vedendo, ci fa piacere che insomma le mete turistiche molti scelgano l'Italia. Però insomma lo vediamo, i trasporti sono aumentati tutti quanti, dal trasporto ferroviario al trasporto aereo, ai traghetti, al trasporto su gomma in generale. Insomma. Quindi non parliamo delle polemiche sulle concessioni balneari e sugli stabilimenti, il carrello della spesa cresce, quindi quello che il consiglio che possiamo dare è cercare di rifarci a quella che era la saggezza popolare dei nostri nonni, insomma farci... la lista della spesa, non farci prendere dalle spese, dagli impulsi, dalle emotività quando andiamo a fare gli acquisti, l'abbiamo visto, il consiglio che diamo sempre anche in periodo di saldi, insomma non farci attirare dagli specchietti che a volte ci inducono a comprare beni di cui non abbiamo la necessità, perché purtroppo in questo momento dobbiamo cercare di fare la formica e non la cicala, insomma, quindi ci dispiace insomma dover in un momento in cui dovremmo pensare solamente allo svago, a goderci
le ferie, però con un richiamo alla ponderazione e a ciò che ci aspetta per l'autunno, lo dobbiamo inevitabilmente fare. E allora, prima di andare all'autunno, caro Buddy, mi interessa un tuo parere sulle elezioni americane, perché anche qui non so se arriviamo a far costi quel che costi, ma siamo ad una prova importantissima. Ora con Kamala Harris pare che i sondaggi per Trump non vadano benissimo, tu prima accennavi a Trump economicamente e dal punto di vista dei mercati. Cosa ne pensi? Beh, allora, abbiamo già un'esperienza di 4 anni, dal 2016 al 2020, quindi abbiamo già una idea di quello che potrebbe essere, anche se lui è sempre sorprendente. Dell'altra è un'incognita, è un punto di domanda. Innanzitutto vedremo se il 19, mi pare sia il 19 agosto, sarà nominata lei a gareggiare, insomma, per l'elezione di novembre, però ormai è quasi... anche se le sorprese sembrano mancare mai. Direi che se vince Trump, come mi espongo, credo, sempre che ci arrivi lui, insomma, mettiamo sempre questo condizionale, direi che per i prossimi 4 anni le sorprese potrebbero essere, per voi giornalisti, le sorprese saranno all'ordine del giorno, perché l'abbiamo visto anche con l'ultima dichiarazione che ha fatto sul Bitcoin da Nashville, che c'era questo mega evento degli appassionati, degli addetti ai lavori sul Bitcoin lo scorso weekend. Lui ha detto che il Bitcoin deve diventare una, anche se adesso il professore non c'è, ma se ci sente si arrabbierà, deve diventare una valuta di riferimento. Ci sente, fidati che ci sente, vai, facciamolo un po' arrabbiare. Una valuta di riferimento per gli Stati Uniti, anzi gli Stati Uniti devono essere la capitale del Bitcoin secondo lui, e lui paragona la criptovaluta a una rivoluzione tipo quella che è stata la produzione dell'acciaio, quindi una grande rivoluzione industriale. Il problema è che Trump, durante la sua presidenza, quindi 8 anni fa, aveva detto esattamente il contrario, aveva detto che il Bitcoin era una truffa colossale ai danni del dollaro. Lui oggi dice che il dollaro digitale non deve esistere, ma deve esistere il Bitcoin. Quindi se uno fa degli investimenti in base alle parole che pronuncia Trump, a seconda della giornata, beh, è destinato solo a far male, perché dice una cosa un giorno e il giorno dopo dice il contrario. La cosa che concretamente più mi preoccupa è che c'è un conflitto, a meno che non cambi idea anche su questo, c'è un conflitto con l'attuale presidente della Fed, Powell, perché ricordo che nel 2018 le borse, uno dei pochi anni negativi per le borse durante la presidenza Trump, c'è stato un ribasso di borsa forte ed eccezionale, perché è perdurato anche in dicembre e durante le vacanze di Natale, cosa che di tradizionalmente è un periodo positivo per i mercati, proprio perché ci fu un braccio di ferro tra Trump e Powell sui tassi. Powell si incaponì su volerli alzare proprio anche per fare un dispetto a Trump, e in un'era, quella che eravamo, di tassi zero, portò al ribasso delle borse. Ricordo che Trump disse: magari ci fosse Mario Draghi alla Fed. Potrebbe essere la sorpresa dell'elezione di Trump, quindi. Volevo proprio chiedertelo, ve l'hai anticipato tu, Buddy, ci leggiamo nel pensiero ormai. Purtroppo devo chiudere, oggi abbiamo avuto qualche problema di linea, ci ha fatto ritardare. C'è il professor Calabrese che ci sta aspettando, il famoso noto nutrizionista, e quindi vi devo lasciare perché dobbiamo entrare in rumore. Presidente di Ascienza, oggi ci siamo sentiti poco, ma recupereremo nella prossima stagione. Promesso. Assolutamente. Promesso, grazie sempre della sua preziosa presenza, grazie Buddy, e ci vediamo se tutto andrà bene a settembre. Buona estate a tutti e allacciate le cinture, mi raccomando. Perché l'importante è capire, vero Buddy? Esatto. Con cinture sempre super allacciate. A presto, entriamo subito in rumore in telefonica con il professor Giorgio Calabrese. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Radiolibertà.net. Va ora in onda Rumore. A voi la linea. Ed eccoci in linea telefonica con il professor Giorgio Calabrese, famosissimo nutrizionista e professore. Allora, ci sente? Ci sono, eccomi. Ecco, è sulle frequenze in diretta telefonica su Radio Libertà in questo momento. Lei ci perdonerà questo ritardo, ma parlavamo di economia reale, di carattere della spesa, di agroalimentare, e ora con lei parliamo di carne coltivata, perché come lei ben sa, caro professore, all'ESPA è arrivata la prima richiesta di autorizzazione per la commercializzazione del foie gras sintetico prodotto da una startup francese. Ora che cosa accadrà? Se la UE darà l'ok, il divieto nazionale italiano, voluto dal ministro dell'agricoltura Lollobrigida, potrebbe anche decadere. Come andrà a finire, professor Calabrese? Siamo costretti a mangiare carne coltivata? Ma no, guardi, le racconto una cosa che così le fa capire come potrebbe finire. Ci racconti. Ecco, nel 2002 chi le parla è un padre fondatore dell'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare, che oggi è a Parma. Dal 2003 è a Parma, e lì allora c'era il grande problema, se ricorda, degli OGM, organismi geneticamente modificati. Sì, sì. Quando noi entrammo nell'ottica di gestire questa cosa che arrivava sempre dal mondo americano, ci fu tutta una diatriba come questa. E allora nell'EFSA c'era il consiglio scientifico e io ero nel board proprio direttamente, e fui l'unico ad essere contrario a questo, e siccome lì si va avanti all'unanimità, questo discorso fu bloccato. Da allora l'OGM è stato fatto, rifatto e tutto, ma l'Europa, grazie al fatto che noi abbiamo sempre tenuto le redini salde per gestire questo meccanismo della trasparenza, della onestà, del rapporto non soltanto tradizionale, ma antico e sicuro dell'alimentazione, in quel caso con l'OGM si fecero delle scelte che non hanno invaso il nostro mondo. Ora, questo discorso è partito troppo da lontano, ma è arrivato troppo da vicino, perché ecco, in una trasmissione che io ho fatto con Bianca Berlinguer quando era ancora a Rai 3, a Casa Bianca, feci mandare in Israele un inviato che aveva una candy camera e che andò in questo ristorante israeliano a mangiare questa carne sintetica. E quello, prima di entrare, gli disse: fermo, se tu vuoi entrare a mangiare questa carne devi firmare una manleva per 5 anni, e nel caso in cui tu ti sentissi male tu non puoi rivalerti su di noi. Allora immagino, io sto pensando alle vostre centinaia di migliaia di ascoltatori che vadano in un ristorante stasera e si sentono dire: no, per entrare devi fare una manleva per 5 anni, c'è qualcosa che non funziona. E questo meccanismo è diventato solo più un meccanismo economico, ma non salutista e non ambientalista. Ecco, i nostri ascoltatrici e ascoltatori, che sono davvero allergici ai cibi sintetici, professore, che lei va ripetendo, dice sempre, favoriscono mutazioni genetiche, per esempio questa carne sintetica, e quindi possono generare delle malattie. Perché, professore, ci spieghi sinteticamente? Perché c'è un gene che si chiama P53 che risente di un meccanismo che in effetti fino in fondo non viene studiato.
le faccio ancora la storia di questa carne coltivata. All'inizio si prendeva il siero bovino fetale, cioè le immagini mamma che è incinta, si prende il liquido amniotico e da questo si faceva tutto un discorso di, come dire, di studio di queste cellule. Ecco, attenzione, questo meccanismo già creava dei problemi all'animale. Poi capirono, visto che noi abbiamo fatto delle proteste, che bisognava farla invece come biopsia muscolare. Allora, questo gioco è un gioco che, siccome parte dalla economicità, parte dall'economia, dal marketing, non dimentichi che chi ha fatto questo progetto si chiama Bill Gates, si chiama Leonardo DiCaprio, si chiama Soros, che è un raider della borsa. Certamente. Cioè, persone che non c'entrano nulla con la scienza, tutti si lavano la coscienza partendo dal concetto dobbiamo non fare male alla e mano. Mettono da parte la scienza, professore. Si lavano, La scienza si basa in casi come questi su una struttura che è fatta da questa cellula bioptica che poi viene ripetuta, ribadita. Cioè lei immagini una cellula che da sola non possa avere tutto e che bisogna condire di proteine, di glicidi, di lipidi, di vitamine, di minerali, di antiossidanti e quant'altro, tutto artificiale. Ecco, quello che noi diciamo, siamo contro il discorso della interferenza animale, ma in questo caso andiamo tantissimo sull'artificiale e questo non è un fatto di sicurezza. Perché? Perché poi viene fatto tutto un lavoro aggiungendo queste sostanze e si mettono dove? Si mettono in quello che noi chiamiamo l'infrastruttura scaffold. Lo scaffold è un'infrastruttura che richiede di prendere tutti questi meccanismi e dopodiché si mette in un bioreattore. Allora, se io devo fare un chilo di carne, posso anche farlo come faccio in laboratorio nel gestire questo tipo di lavoro e può anche essere che devo avere meno capacità anche di danno ambientale. Se invece io devo poi a un certo punto nutrire tutto il mondo, intanto ho bisogno di strutture per farle capire che da un bioreattore che può essere grande come una betoniera, quando vediamo in autostrada la betoniera che gira mentre viaggia il camion, sì, da quel bioreattore che è ancora più piccolo di quello, si passa ad una piazza grande, non so cosa potrei dire, Villa Borghese, ecco, in cui ci vogliono tutti i controlli. Lei può essere sicuro che questo prodotto sia assolutamente igienico, senza nessuna sostanza che può creare dei problemi? Per forza devi mettere gli antibiotici, per forza devi mettere gli elementi che fanno crescere a livello ormonale queste sostanze. Quindi quello che noi di cui stiamo parlando non è in effetti di una cosa che è positiva al 100%, ha delle positività, nel senso che tu non tocchi l'animale, che tu non lo ammazzi, ma nel contempo però poi fai del danno a chi invece deve essere poi un consumatore. Chiarissimo, con un esempio, professore, come sempre. Partiamo da due notizie e poi chiudiamo. La cucina italiana è un settore che vale 600 miliardi di euro e garantisce 40 milioni di occupati. Seconda notizia fondamentale, la cucina italiana è l'unica candidatura del bel paese a patrimonio UNESCO. Lei lo sa molto bene, professore, sicuramente, e il verdetto sarà nel 2025, da un'idea nata nel 2023 con un dossier che ora sarà sottoposto ad una lunga e complessa valutazione da parte di molti esperti mondiali. Certo. Allora, dopo queste due fondamentali, importantissime notizie, non è ora anche, secondo lei, che è un grandissimo esperto in materia, che l'Europa, Bruxelles, scelga tra un modello alimentare che è quello appunto basato su fattori chimici e quindi abbiamo parlato adesso per esempio di carne coltivata, quindi cibi fatti in laboratorio o cibi out o cibi di qualità? Esatto, attenzione, quello che lei ha detto è perfetto, ma anche bisogna fare una valutazione anche orografica e geografica, perché veda, la cucina italiana è una cucina di così grande eccellenza che appunto sta concorrendo anche proprio per l'UNESCO e dà 40 milioni di persone la possibilità al mattino di alzarsi e di avere onestamente del cibo buono con lo stipendio buono, pur trattando il cibo buono. E cosa succede? Che noi abbiamo tutto il nord Europa che non è abituato ad avere la grande cucina italiana. Loro quando vogliono mangiare bene vengono in Italia
E questo meccanismo ci porta ad avere che il sud dell'Europa ha delle difficoltà. Perché ha delle difficoltà? Perché fino in fondo non ha la forza politica di poter gestire le richieste del nord. Le faccio un esempio che non c'entra nulla con la carne coltivata, ma che ci fa capire. Quando l'Irlanda ha chiesto di mettere l'etichetta che il vino, che l'alcol fa male alla salute, loro non l'hanno mica messo nel superalcolico, l'hanno messo sul vino, che loro non producono, mentre i superalcolici loro li producono. Che è un discorso commerciale, non, se mi permette il termine, in buona prego. Fede, non in buona fede. Non ad arte, onesto, artatamente onesto, composto. Perché loro fanno, a noi non interessa, a noi interessa più il marketing, se questa carne coltivata ci permette di avere più prodotto, anche se non è proprio al massimo dell'alimentazione, e noi, per noi ci interessa gestire questo lavoro perché guadagniamo di più, non perché facciamo stare meglio sia voi che anche noi stessi. Quindi è tutto un discorso di marketing che lei solo dice. Marketing. Abbiamo un minuto, un po' poco più, lei con gli esempi, professore, è fortissimo. Ci dica un po' un piatto dietetico, ma anche nutriente, e soprattutto un piatto proprio nostro, italiano, del Made in Italy, della cucina, che possiamo gustare sotto il soleone di agosto. E io penso sempre ad un primo piatto che sia anche pasta integrale, perché ha più fibra, con del buon pesce, che dia la possibilità, con un po' di salsa di pomodoro fresco, con un filo d'olio extravergine crudo, con un po' di grana, parmigiano, pecorino, quello che vuole del grattugiato, due foglie di basilico. In questo caso noi abbiamo messo i buoni carboidrati che ci danno energia, le buone proteine del prodotto del pesce, i pochissimi grassi, l'eccellenza di olio extravergine di oliva che ci dà la possibilità di proteggerci nelle malattie cardiovascolari, e nel contempo il buon parmigiano che porta della vitamina D e del buon calcio, oltre che la vitamina B12. A quel punto noi capiamo una cosa, che mangiando quel piatto siamo non solo soddisfatti, siamo anche ben nutriti, e quando abbiamo questo, gli altri, gli americani, i cinesi, i finlandesi, vengono a produrli qua, perché non dimentichino una cosa, che noi siamo più longevi di loro, e siccome oggi come oggi gli ospedali funzionano ugualmente in tutto il mondo, la differenza la fanno il microclima che il Padre Eterno ci ha dato in Italia, e poi il tipo di alimentazione che è, come dieta mediterranea, il bene dell'UNESCO. Allora, microclima e qualità dell'alimentazione, e noi siamo sicuramente già più soddisfatti da queste sue parole. Noi la lascio professore, e la rinviterò di sicuro a settembre. Ora andiamo un pochino anche noi in pausa, cercheremo di gustare qualche cibo sano sotto il sole di agosto per rimetterci un po' in forma, e ci vediamo sicuramente a settembre, dove lei ci spiegherà che cosa dobbiamo fare per affrontare il difficile autunno e il difficile inverno. Buon'estate a tutti voi. Buon'estate, a presto. Grazie, professor Grazie Calabrese. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. Grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema. Ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Siamo in linea, Lorenzo, mi confermi? A voi la linea. Sì. Siamo in linea telefonica con il generale dell'esercito Paolo Capitini, già molte altre volte ospite qui in videochiamata. Generale, come sta? Benissimo, benissimo, al mare, meglio di così che si può fare. Beato il nostro generale, e oggi però noi chiudiamo questa parte di rumore, abbiamo poco tempo a disposizione, ma io ci tenevo ad una sua spiegazione su quanto sta accadendo in Medio Oriente, dopo l'alta tensione tra Israele e Libano, dopo quello che è accaduto, la strage in Golan, dove sono morti 12 ragazzini drusi. Netanyahu è ovviamente durissimo e dice la risposta sarà
dura, gli USA provano a evitare la guerra. Che cosa dobbiamo aspettarci militarmente? Perché l'escalation non è a un passo, siamo nel pieno dell'escalation generale, non è così? Sì, sì, e spero proprio di no, perché abbiamo menzionato un attore che in realtà un attore non è. Noi diciamo le tensioni tra Israele e il Libano, in realtà il Libano è la vittima di questa situazione, perché l'escalation è tra Israele e Hezbollah e l'universo che gli gira intorno. Il Libano, come ha più volte, il Libano come Stato ha più volte sottolineato che è ostaggio da questa situazione, e parliamo di uno Stato che ogni 10-15 anni riceve una di queste batoste terribili che lo fa piombare a livelli minimi, per cui il Libano è la vittima. Che cosa ci possiamo aspettare? A Netanyahu tutto sommato la tentazione di rilanciare la palla in avanti con un'azione punitiva circoscritta che metta Hezbollah in una condizione di difficoltà, la tentazione è forte, perché farebbe distogliere le occhiate da quello che succede a Gaza, cioè da quello che non succede a Gaza, dall'impasse che c'è a Gaza, e potrebbe essere l'occasione per dare anche una buona sistemata all'Iran, ma questo è quello che è nella mente di Netanyahu. Bisogna vedere se poi questo proposito, se lo metti in pratica, poi si avvera, cioè se l'Iran veramente, come ha detto, non voglio la guerra e non voglio reagire, se veramente Hezbollah è pronto a farsi dare una ammazzata in testa di questo livello, perché ricordiamo, Hezbollah non è Hamas, Hezbollah è un esercito numeroso, ben armato, ben addestrato e ben comandato, quindi un osso molto più duro da rosicare di quello che può essere stato Hamas fino ad oggi. Quindi le ipotesi che le cose non vadano proprio come pianificato sono numerose anche nel campo israeliano, al di là delle raccomandazioni che fanno gli Stati Uniti. Certo, l'idea che gli Stati Uniti in questo momento non possano esercitare una grossa leadership l'ha dimostrato Netanyahu, che è andato qualche giorno fa negli Stati Uniti e non sapeva con chi parlare, dice devo parlare con Biden, devo parlare con Trump, cioè con chi devo sistemare le faccende del mio paese. Ecco, a proposito di Stati Uniti, la interrompo, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, appunto, Austin, ha detto così: una guerra tra Israele ed Hezbollah non è evitabile, e ha sottolineato che Washington vorrebbe che la situazione si risolvesse, se possibile, preferibilmente in modo diplomatico. E l'Italia pare essere in prima linea nella tela diplomatica per evitare la guerra. Lei ci crede? Ah, che noi siamo in prima linea, ci credo, sì, per forza. Noi siamo sempre in prima linea per evitare la guerra, che però questo sortisca qualche effetto, questo ci credo un po' meno, anche perché Hezbollah, inevitabile la guerra con Hezbollah, provate a sostituire la frase è inevitabile la guerra con l'Iran, e già comincia a suonarvi in un modo un po' più minaccioso e più pericoloso. Di solito le guerre succedono sempre per un'errata valutazione, sia per una errata valutazione di chi attacca, sia per un'errata valutazione di chi difende. Quindi può darsi che in questo caso ci troviamo nel classico esempio in cui chi crede di partire per risolvere in 4-4-8 la situazione, vediamo Putin in Ucraina ci aveva pensato, poi si trova invischiato in una cosa molto più grande di lui mentre sta già combattendo un'altra guerra. Parlo di Israele. Certo. L'Iran che non vuole essere coinvolto, magari questa volta potrebbe trovare degli appoggi inattesi in questo momento, per qualora aggredita. Ricordate che la Turchia non l'ha mai fatto, ha detto guardate che se le cose vanno peggio di come immaginiamo possiamo anche pensare di intervenire noi, e l'ha detto per voce del suo Presidente della Repubblica, cioè l'ha detto per voce di Erdogan, che non è proprio che se parla forse qualcuno deve pure stare a sentire. E questo metterebbe uno scenario non del Medio Oriente è quella che era l'Asia, il vicino Oriente, in subbuglio. Non la vedo come un'operazione di polizia fatta e mangiata come pace in Galilea, come gli anti-attacchi israeliani in Libano. Significa varcare quel confine, significherebbe con molta probabilità aprire scenari molto più complessi, molto più difficili da gestire, e senza qualcuno che abbia la forza di dire a un certo punto adesso basta, come per esempio erano gli Stati Uniti di 20-30 anni fa. Chiara la sua interpretazione. La Cina, generale Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, è andata in Cina, è stata 90 minuti da Xi. Pechino è un interlocutore importante. Ovviamente si è parlato di rilanciare la cooperazione, una cooperazione equilibrata, vantaggiosa, ma è un interlocutore importante anche su questa guerra, come e quanto la Cina?
Ecco, la Cina è un interlocutore fondamentale e in una posizione scomodissima, perché è vero se per esempio guardiamo il suo grande amico, l'amicizia indefettibile, quella che hanno proclamato un anno fa tra la Russia, in realtà Russia e Cina sono competitori nella parte dell'Asia centrale, tutti gli stan che noi immaginiamo, no? Il Kazakistan, l'Azerbaigian, tutti questi posti qua vedono Cina e Russia molto molto in competizione. C'ha problemi di stesso di la Cina di ridimensionare il proprio rapporto rispetto agli Stati Uniti e a quali Stati Uniti. E Taiwan è questa lo scusa, Taiwan vuol dire semplicemente a noi serve una porta sul Pacifico e prima o poi questa porta si dovrà aprire e gli Stati Uniti hanno le chiavi di questa porta. Quindi la Cina non può essere trascurata, ma si muove in un terreno talmente poco chiaro e talmente tanto difficile da dipanare che le sue azioni sono di difficile prevedibilità e sicuramente di lungo periodo, come è poi nella tradizione cinese. La Cina c'ha questo di grosso rispetto all'Occidente, la Cina sa aspettare, si dà un tempo che per noi è immenso, ma per lei è un tempo plausibile. 10 anni per la Cina sono un tempo che si può pensare, per noi è un tempo in politica incredibile. Per loro invece dice, ne parliamo tra 10 anni. Questo è un vantaggio nel campo della pace, non sono irruenti. E anche nel campo della strategia, forse, no? Oltre che nel campo della pace, l'attesa. Sa chi è che fa così? In Occidente? La Chiesa. Qualche chicca, vero generale? Dopo si apre qualche scenario, obiettivi... qualche porta. La Chiesa, perché la Chiesa, sentiamo? Perché la Chiesa si pone degli obiettivi per lei strategici, a prescindere dal tempo che ci vuole per conseguirli, non essendo soggetta alla valutazione popolare, dicendo al consenso immediato, a andare su nei sondaggi, che ci mette 10 anni, ci mette 50 anni, ci mette 70 anni. Lei dice lei la Chiesa in generale, no? La Chiesa in genere. La Chiesa nostra. La Chiesa nostra. Esattamente. Quella, nostra. E questa quella meno chiesa, mia, non so se di tutti. Ecco. Quella mia. E questa Chiesa. I cinesi oggi... fanno così. E questa Chiesa ha i suoi obiettivi, che è quello intanto di vincere la sua battaglia difensiva. Cioè, il problema è che è una Chiesa che si sta espandendo in tutte le parti del mondo, meno che nel suo territorio madre, cioè l'Europa. È un problema che strategicamente per la Chiesa ha la sua importanza, perché significa affidarsi a culture completamente diverse rispetto alla culla in cui è nata. Quindi questo è un problema per noi poco avvertito, ma per la Chiesa ha una sua strategia. E però, come la Cina, la Chiesa si dà tempo, non deve risolverlo entro il prossimo anno, non deve andare alle primarie, non ha Kamala Harris, così come non ce l'hanno i cinesi Kamala Harris. Ecco, a proposito di Kamala Harris, abbiamo poco tempo, generale. Kamala Harris, Trump, come la vede? Bella gara. Bella gara, perché vista da qui, da come ce la raccontiamo noi, sembrerebbe che Kamala Harris era l'asso di bastoni, nel senso che, ecco, adesso c'è Kamala Harris, sicuramente... Lo è o non lo è, secondo lei? Ecco. Secondo me non credo proprio, perché sennò l'avrebbero tirato fuori prima. Se era così facile battere Trump tirando fuori Kamala Harris, viene dal discorso del contadino, ma perché non l'avete tirato fuori prima? Vi siete messi in queste condizioni? È stata una cosa accidentale, insomma. Forse non è l'asse di bastoni. Forse non è l'asse di bastoni. Si sapeva che Biden sarebbe dovuto ricorrere alla pensione generale, no? Insomma, si sapeva da molto tempo. Sì. Io vedo più che altro Kamala Harris un incidente di percorso, una strategia elettorale di Trump. Cioè loro hanno fatto una campagna settata su dimostrare che il capo di Stato in carica era un pochino toccatello, un po' inadatto al ruolo, perché troppo anziano e poco sveglio. Ci metto una che ha 20 anni meno del candidato tuo e questo ti smonto tutta la strategia. Se tu devi cominciare a parlare di programmi a questo punto, non di quanto è vecchio il tuo avversario. Devi cominciare a dire io faccio altre cose. E questo Trump al momento non è proprio preparatissimo. Cioè lui ha puntato tutto su, guarda Biden come vecchio, anche un po' toccato, guarda io come sto bene, votate me che poi ne parliamo su quello che facciamo. Adesso è costretto invece a parlare di programmi, di economia, di politica estera, di politica della difesa e in modo concreto, perché il suo antagonista è giovane. Quindi una prova anche per Trump, una prova diciamo così in attesa anche per Trump, questa mi sta dicendo, no? Sì, è stata una bella mossa questa. Mi sembra strano che lui non abbia pensato prima che le cose potevano finire così, anziché un altro candidato democratico preso piccolo a piacere da qualche staterello. La scelta Kamala Harris era la più ragionevole in assenza di Biden, quindi le contromisure potevano essere prese
anche prima, anche perché da qui a novembre l'effetto attentato e unto del Signore si stempererà un pochettino per Trump, calerà, dico io. Sì. Come è normale che sia. È una bella gara, sarà veramente una bella allora gara. Staremo a vedere. Allora noi, la Cina, lei ci ha detto una posizione scomoda in questo momento, noi la lasciamo comodo lì al mare dov'è e ci rivedremo a settembre, perché anche noi facciamo una piccola pausa e poi con un'altra. Ve la meritate. Una meritata pausa. Allora generale, la ringrazio, la saluto e ci risentiamo. A presto, a disposizione. A presto, grazie. Ed eccoci, dunque, volge al termine questa, diciamo così, la chiamo io stagione di Pop Economia Rumore, perché adesso andiamo anche noi, come dicevo, un pochino in ferie ad agosto, speriamo di ritrovarci sempre di più e meglio a settembre. Vi ringrazio davvero di cuore per gli ascolti che ci avete regalato, per la grande partecipazione, e speriamo di rivederci ancora più in forma e ancora con maggiori sorprese. Grazie cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà, Pop Economia Rumore. A presto! Avete ascoltato Pop Economia. Stai ascoltando Radio Libertà.